trasferirò anche a te le orecchie. Ma cosa? Il gioco? No, non ce l'ho la live. Ah, non c'è la precedente, madonna. Mi hanno messo un volume d'entrata a 150 decibel. Madonna, ma pure gli effetti. Bellissimo però, con le musiche degli Oliver Onions. Ok, devo solo configurare un secondo il pad. L'ho preso al volo? Non ci credo. Non ci credo. Credi te stesso. Sì, devo solo riuscire a farlo apparire anche sulla live, sarebbe cosa simpatica. Ah, è apparso. Ma sei tu o non sei tu? E con quale, fammi capire, quale elemento lo sta facendo? Ah, col video capture. Benissimo. E devo cambiare la live. Ma perché? Niente. Come si cambia il volo? Non me lo ricordo. Ah no, non da qua. Non da qua. Da chatbot. Non so come. Eccolo. Slaps. Una verifica veloce. Ammazza. Yeah. Si è sprecato, sì. Perché? No, dico al gioco. Sprecato da me i punti, eh. Cacci sua. Sta trattando malissimo questo gioco. Sta trattando veramente una merda. L'hai presente una merda? Ecco, così mi sta trattando. Come si chiama il canale quello con i vecchi giochi, però? Che poi non è neanche vero. Vabbè, ma una cosa. Come si mette generico? No, ma che cazzo stai a dire? Avrete mandato il canale attrazione, non ci credo. Aia, trazione anale? Minchia, che bucio di culo. Stivali a 3,49 però, mortacci tua. Però il cannone a trazione, tanta roba, cazzo. Oh, Marco! Bello.
la primaria, però la primaria grossa mi devi dare, una primaria grossa, così io salgo, così io salgo a 3,50 e vaffanculo. Ti torna Marco? Niente, vabbè, non mi associo al gioco, non capisco perché. Ah, questo sì. Questo sì. Penso sarebbe armamento potenziato? Ma vai a fare in culo. Ho 200 volte sto fucile porco. Vabbè. Allora, non capisco. Architico. No, ma caro Marco, ci arriviamo pure noi che tu non capisci, che non capisci un cazzo. Non Noi capisco perché sappiamo bene. non mi associo al gioco, il gioco. Il gioco del calcio? Fa uguale. Andiamo avanti. Originali è meraviglioso. Una partita. Proprio di EB Clutch. Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l'adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé. Non so se mio padre conoscesse questa riflessione di Pablo Neruda, quello di cui sono certo. E che non perse mai contatti con il bambino dentro di lui, convinto com'era, insieme a Charlie Chaplin, che invece lo conosceva benissimo, che un giorno senza un sorriso è un giorno perso. La leggerezza e l'ironia di cui era geneticamente dotato hanno indotto mio padre a rompere con tutti i cliché del western sanguinario anni 60 e a immaginare personaggi come Trinità e Bambino, semplici, spontanei, irriverenti, insofferenti a tutte le convenzioni e a ogni regola in contrasto con ciò che ritenevano intimamente giusto o sbagliato. La fortuna ha poi voluto che intrecciasse due interpreti in grado di cogliere perfettamente i suoi propositi, di dar loro una fisionomia più che aderente non avrebbe potuto essere. Madonna, com'è. Ma in teoria un team italiano c'è una traduzione di merda. Vabbè. Non potete essere capo di forza. Vabbè, ok, ci piace. Voglio fare body stance. Camminata, attacco veloce. Attacco pesante, parata, raccolta, corsa. Quanto manca, ho fame. Senti che odorino. Non mettere fritta alla mia ricetta segreta. No, bellissimo. Comincia con Trinità, ti dico solo questo. Già lo amo sto gioco. Quando stanno a cucinare i fagioli e arrivano Sì, gli me lo altri. ricordo. E voi chi siete? Guardate che la cena è solo nostra. Mia. Tenetevi la cena, siamo qui per voi. Prendeteli. Aspetta, ma che fretta c'è? Divertiamoci un po' con loro.
Sì, dai, non esagerate, però il capo li vuole vivi. Ci penso io a quello grosso, capo. Beh, gli sto dai cinquina e lui non si muove, considera. Ehi, non vedi che ti sta. Oh, oh, oh. No, è meraviglioso. Amico, tutto bene? Quello che si rincoglionisce perché lui lo mena. No, vabbè, bellissimo. Forse con uno schiaffetto potrebbe riprendersi. No, la mossa Punchbowl di Terence Hill. No, vabbè, è fantastico. Ora basta, il tempo stringe. No, hanno rovesciato i fagioli. Grave errore toccare la sua cena. La nostra cena. Facciamoli a pezzi, ragazzi. Sì, capo. Certo, capo. No, vabbè. Oh. Ma perché li muovo entrambi? What the fuck? Perché si muovono tutti e due con lo stesso pad? Mi dispiace per la tua cena. La tua cena. Ma sto a vedere pure io. Dai, fammi perdonare, appena arriviamo il villaggio fuori io. Vabbè, bene, partiamo da Stoneville. Ora, ma è notte, non hai sonno? No, ho fame. Meraviglioso. Non ho capito perché li comandavo entrambi io, forse alla fine. Vi prego, non abbiamo niente, stiamo andando a trovare il nostro povero padre malato. Smettila di piagnucolare, avete questo carro e questi cavalli. E tua sorella è molto carina. Miradrugo, cerca moglie, sei fortunata. No, non sposerò mai quel sudicio. Visciche? Come visciche? Vuol dire visciche? Ehi, ehi, che succede qui? Sembrerebbe quasi che lor signori stiano infastidendo queste incantevoli donzelle. Già, e soprattutto levatevi di torno, ho fame. Tu fame? Miradrugo mangia te. Chi è? Super Slot, questo. Perché a me capita sempre più imbecille? Voi due bellezze andate pure, ci pensiamo noi a questi gentili signori. Passerete a riprendere il carro più tardi. Grazie. Dovrei andare. Ma tu che cosa? Che male questo? Si è fatto male, capo. Vedi che rimuovo entrambi, però. Perché? Questa cosa non mi torna. Scusa, io solo uno ne dovrei comandare. Perché l'altro non è CPU? Abbandona. Indietro. Continuo. Bene. No, però. Porca miseria. Abbandona questo.
Ma per un attimo mi dà CPU, poi invece mi ritorna player 1, player 2. Forse c'ha scazza col pad. CPU. What? Ah, really? Cioè, se muovo la levetta a destra va bene, se muovo come muovo la destra mi prende pure quell'altro. Se abbandono player 1. What? Scusa, che pad c'hai? Quello della PlayStation con l'emulatore. Allora, aspetta un attimo, fammi vedere se qua. Se io switcho su tastiera. Aspetta. No, però tastiera no. Default. No, sbagliato, porca trota. Salta, 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 salta. I tasti sono diversi. Vabbè, devo provare. No, però così non si può fare. Direzione off. Aiuto. Ah, perché la levetta destra mi prende il player 1, la levetta sinistra mi prende il player 2, scusa, al contrario. Però a me sta pure bene, perché se io metto player 1 qua così. Devi usare il pad direzionale? Ma ci provo, al limite ci provo. Levetta magari serve. Perché ho due levette sul pad, una è per un player, una va sull'altro, quindi non capisco bene perché. Vediamo, no, vedi. Allora. Controlli. Tu abbandona, indietro, indietro. Proviamo con le direzionali. No, uguale. Uguale. Allora, facciamo un attimo, apriamo il microfono una cosa, eh. No, però mi servono i controlli. Poi tra l'altro c'è pure. I tasti sono pure quelli della PlayStation. Maledizione. Che se no dovrei far così. Però così è. Con la levetta destra un po' un casino, però
giochi, però. Che puoi dividere pure il joypad con tutti i giocatori? Ma no, in realtà no. È che la parte, non lo so, quando tocchi la parte destra, la sinistra del pad, rientra pure quell'altro. Se io uso la levetta destra solo e non tocco la sinistra, vedi, funziona. Però è un po' un bordello. Cioè, è scomodissimo. Cioè, mi riconosce anche i tasti della cosa. Vorrei disabilità proprio l'altro player, invece non sapevo. Ma intanto lasciamo così. Devo configurare il pad come tastiera invece che come pad dell'Xbox. No! Perché così è impossibile. Allora, mi servono qua. Mi serve questo. Ok, così almeno so quali tasti configurare. E poi vengo. Dove è finito? Sparito. Qua. Mi faccio un profilo nuovo. Ah, ti fai un profilo? Bene. Un porcellino. Aia. E allora. Su. No, però questa è tastiera. Aspetta. Chiudi, controller, tastiera. Annulla, tastiera. Tastiera possiamo mettere. Sulla O, giusto? Ok, X sulla O, quadrato sulla P, raccolta sulla U, quadrato sulla I e R3, L3 sul right shift, cambia personaggio space, vabbè, cambia personaggio space, non sta bene pure. Se faccio salva, vediamo un po' se funziona. Cippa lippa. Neanche una cippa lippa mi sa che è cambiato. Vabbè, al limite lo faccio con la tastiera. Infatti. Va bene, poi me lo studio. Tasti, non mi ricordo i tasti. Nanani. Ustia. Oh, porca miseria. Ah, WASD.
IR, no, c'è maluccio. Player 2. Così è ingiocabile. Per il momento sì, lo fa così, lo fa cadastiere. Ah, vedi che mo si muove solo questo? Allora. Se riesco a fare il ping pong, no, maledetto. Down. C'ho il ping pong. Allevati. La birra, la birra! Sono meravigliosi. Scusa, capo. Ingiocabile senza il pad, però è molto carino. Ah, piglia la birra. Qui? Sì. Ehi, voi le volete due belle mare nuove? No, grazie, intenzione di stare vivo per oggi. Il breve tempo della vita è niente confronto all'infinità della morte. Ha ragione, mi hai convinto, ne vorrei una, ce l'hai al pistacchio. Quindi, basta. Ehi, ehi. Ok. Accidenti, il ponte è crollato. Chissà perché capitano tutte a noi. Dobbiamo trovare un modo per attraversarlo. Pensi che proverò a saltare, scordatelo. Nah, è troppo distante. Però potrei provare ad arrampicarmi su quelle travi. No, è troppo alto. Mi servirebbe un appoggio. Quel barile? Ma non riusciremo mai a spostarlo. Beh, ci penso io.
male. Cioè, di meno con la gente, di meno. Siamo nel saloon. Guarda, il saloon, appunto. Possiamo capire cosa sta succedendo qui. L Sloggia, amico. Ok. Ci conosciamo. Non vedi che sto mangiando? Salve omone. Oh, salve omone. Dammi del cibo. Ma certo, cosa desidera ordinare? Ma che sei sordo? Ho ordinato del cibo. Salve, posso chiederti una cosa? Certo, straniero, cosa posso fare per voi? In realtà, dopo aver visto il vostro sorriso, non ricordo più quale fosse la domanda. Siete proprio strano voi. Mi siete simpatico. Come mai una ragazza bella come voi lavora in questo, in un posto così? Non mi sembra molto sicuro questo villaggio. Lo sceriffo non interviene? Io, ecco, non dovrei parlarne, ma da qualche mese. Smettilo di fare domande e vattene. Altrimenti. Non ho capito quella scelta. No. Sono tizi di pure. Ah, questo mi sa che era la scena quella che gli tira fuori la pistola e con l'altra mano gli dà una cinquina. Però non sono riuscito a fare il giochino, non ho capito come si faceva. Ecco, devi farti sempre riconoscere. Ma se non ho fatto niente. Addosso. Forse è tipo stamina per... What? Va bene. Mi sa che forse è tipo stamina per gli attacchi pesanti. Credo, eh. Sì, no, perché ho visto che lo consumavi prima. Sì, vedi? Attacco pesante. Cioè, tre attacchi pesanti e poi si stanca. Bassissimo.
c'ho l'audio. Va bene, devo preparare la valigia, ci vediamo domani, dai. Buonanotte, ok, buonanotte, ciao. Ciao, grazie, ciao ciao ciao. Andate se ci tenete la vita della ragazza. No. What? Salvata, posso conoscere il nome del mio eroe? Il mio nome è nessuno. No, il suo nome è Mentecatto. Meraviglioso. Come posso sdebitarvi con voi? Fuggite con me, cavalchiamo insieme verso il tramonto. Giusto, ci servono informazioni, mia incantevole fanciulla. Vogliamo aiutare questo villaggio. Siamo in una missione segretissima alla ricerca di un'arma rubata da... È giusto, non posso dirvi cosa facciamo e per chi lavoriamo, purtroppo. Ma potete fidarvi di noi. Siamo in missione segreta per conto del governo. Io lo uccido. Questi banditi hanno consegnato una grossa cassa allo sceriffo e da allora fanno quello che vogliono. Non temete, io vi salverò e poi potremo sposarci. E muoviti, andiamo a fare il nostro lavoro. Addio, mia amata. Tornate da me vittorioso. Ehi, che succede qua fuori? Ancora voi. No, non mi ha dato l'obiettivo. Dove andiamo? Di qua? Di qua. Mi porto una sedia. No, oh. No, la birra, the beer. Okay. No, no.
Ma è fantastico tutto ciò. Dai, ma sono saltati i dialoghi. Pong. Ehi.
ma sono partiti i dialoghi, dai. Liscio? No, ma da capo? Sono partiti tutti i dialoghi. Fallo ripartire. Oh. Hi man. How you doing? Finally, you come. How the hell did you find me? I don't remember. Told you the name of my nickname. Or did I? Just a second. Where the hell did you go, man? Yeah.
Is that you? What the hell? Oh, thank you for the follow, man. Oh, right. Because I linked the Discord account with my Twitch channel. Nice to see you. How you doing? I'm doing great. Finally, I got the good connection for streaming, and so I started just today. I tried to stream something yesterday, but I needed a lot of tuning, a lot of setting my OBS program for streaming and setting all the stuff, audio, my desk. Finally, today, I am alive. I'm alive. So just tell me, why did you give up with Fortnite? It was so fun. Thank you, man. Yeah, really? Wow. Okay. Ah. Okay. So next time we can play a few matches together if you want. Yeah, that's right. But by the way, it was fun. Very fun. What? Okay. Beer. So what? Thank you, man. But I'm kind of stuck. Okay. Come on. Ah, oh no. Okay. I have to talk to her. Do you like it? That's the news. I never heard the bird before a couple of months ago. I decided to let it grow and I'm fine with it. So I'm keeping it so long this way.
Oh, thank you, man. Thank you. Volume of this game is a fucking high. Do you know these movies? Do you know Bud Spencer and Terence Hill movies? Did you ever see one of them? You should. They are so funny. You could see the one that you are looking at now. This is I don't know the English name. Wait for me. I think it's Trinity. That's the name of the video game, Slaps and Beans. But these very scenes that you see now ongoing is about one of their movies that is called, I think they call me Trinity in English. I'll chat you that here. It should be the English name for this movie, and you should see it. Definitely see it. Shit. Come on. Okay. Hold it. Go and see it now. As soon as you can. Yup. You will enjoy it for sure. No League of Legends for you tonight. Thank you, man. Bye bye. See you soon. Thank you for the follow and thank you for coming.
What? Don't be stuck. Don't be stuck. Don't. Oh. Voi siete stati voi a picchiare il mio povero fratellino Miradrugo. Tuo fratello? Ti rubava il cibo a tavola da piccoli? Come vi permettete, Miradrugo è uguale a me. Di, ma te sembrano fratelli. Non saprei, dovrei picchiare anche questo per capirlo. Fateli a pezzi. Dai, muori. Ehi, voi dove pensate di andare? In bagno? A parlare con lo sceriffo. Non c'è nessuno sceriffo qui, soltanto Zulu. Andate per subito, pezzenti, in nome della legge. Hai sentito il vice sceriffo Zulu? La legge ti ha chiamato pezzente. No, no, ce l'aveva con te. Ora basta, andatevene, saranno le pistole a parlare. Duken, porco. Ah! Fuck.
Andrea. Ehi tu, signor sceriffo, vedi di non farci perdere altro tempo ed esci da lì. Con le mani alzate, in nome della legge. Quindi? Lo sceriffo è scappato verso la stazione. Raccontate a tutti che siete degli eroi in missione segreta per conto del governo. Già, segretissima. Questi sono i nostri cavalli più veloci. Prendete quel farabutto e fategliela pagare. Ok. Per stasera è tutto. Grazie a chi è passato, grazie a chi magari rivedrà la live in seguito. Thank you all of you for coming, for passing by, for leaving a follow. If you enjoy the stream, leave the follow, please. Thank you very much. Grazie a tutti, a chi è passato, come ho detto, e a chi vedrà in futuro la live. Se vi è piaciuta, mettete un pollicione, anzi, un cuoricino. Ciao a tutti e alla prossima!